Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stiamo effettuando un taglio corto, dopo effettueremo i colori. Sempre Artium. Cercheremo di mettere il red, guardate che bello, miscelando con questi vari colori. Lo dobbiamo miscelare a piume. Salutiamo a tutte le persone che... Ragazzi, questi sono veramente colori fantastici, deco fantastici, proprio che possiamo lavorare tranquillamente su queste tonalità di colori. La preparazione dei balayage, dei corsi molto che stiamo preparando noi qua in Puglia per voi, con questa ditta, e questo è il taglio che faremo alla signora, che man mano che viene faremo sempre più corto. L'importante è che ci fanno lavorare bene con questa mentalità un po' più aperta nei colori. Purtroppo noi possiamo fare tanto, ma non riusciamo perché ci feriscono per il nostro cliente. Certe volte io parlo, perché una volta mi dite fate la mascherina, perché non riuscite a capire tutti quando vi dicono alzi la voce. Ecco, l'ha appena detto una signora. Oh, ok. Allora io non so che sentire, perché certe volte mi dite alzate la mascherina. Purtroppo io quando alzo la mascherina e dopo mi scrivete, non capiamo quello che dici. Purtroppo devo lasciare un po' la mascherina giù per darvi le spiegazioni anche del taglio. Ok? Buongiorno a tutti, ci stanno scrivendo buongiorno, buongiorno. Scusate la mascherina, purtroppo devo cercare di... Adesso tra poco misceliamo i nostri colori che faremo. Salutiamo Emilio Fratacangelo, l'amore di Serena. Emiliano, l'amore di Sereno. Allora, misceliamo fra lilac e red sulla parte superiore e la base sarà lampone. Abbiamo deco spettacolari, vero ragazze? Sì, sempre Artium. Artium nel cuore. Grande Tommaso, taglia, taglia. Chi è? Chico Carbone. Ah! Lo sapevo. Povera Angela. Chico, ora Chico dirà fai carone, signora. Saluti dal collega argentino, presto ci saremo. Buongiorno dal collega dalla Romania. Grazie, 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 siete del mio cuore. Siete del mio cuore, voi siete la mia gioia e il mio lavoro è la mia gioia. Questa signora chiede, e i laterali che colore farai? I laterali faremo lampone, che è un altro... Purtroppo adesso stanno creando dei colori Artium, che quando praticamente un gruppo di parrucchieri che fanno questi colori fantastici, anche nei biondi, prendiamo la cartella, vediamo anche nei biondi, così Serena mi fa vedere, vediamo anche nei biondi, che iniziamo con il 10 come base, guardiamo quando mettiamo il platino, lice, 9-9, mercurio, questi vengono quando noi facciamo questa base, in automatico riusciranno a venire in questa direzione. 10, questi colori. 9, questo colore. 8, questi colori. Facendo sempre gli stessi colori. Ok? Adesso Artium, che è una ditta di parrucchieri, dove si sono collegati insieme, e fanno i colori per quanto riguarda le nostre difficoltà nei colori dei biondi, soprattutto, loro ci hanno indicato, stanno indicando
come fare bene i biondi. Dopo abbiamo il nostro distributore Matt Clay London, Paolo, che salutiamo, che è un distributore dove lui può accedere a tutte le parti dell'Italia e del mondo. Che se voi volete acquistare questi prodotti, vediamo un po' la decolorazione, per piacere. Sì. Salutiamo Paolo. L'azienda è Artium. Artium è un'azienda dove veramente abbiamo tutto. Questo è, fallo vedere tu, Serena. Questo. Date le spiegazioni anche di come è composto questa decolorante. C'è il c'è l'argan plex all'interno e possiamo decolorare senza dover stare con il fiato sul collo, perché non brucerà mai, appunto perché c'è il plex all'interno. Molto molto molto, abbiamo fatto dei lavori fantastici dove veramente potete stare tranquillamente posando la deco e lavorare con altri clienti e stare tranquillo che non riescono proprio a bruciare i capelli. Il contenuto che sta non è il solito plex, perché c'è anche olio d'argan. Vediamo il colore, che viola dentro, un po' viola. Guardate. Perché è un, si vede? Un sì, si vede. Fantastico. Sì. Schiarisce fino a 9 toni. Schiarisce veramente, abbiamo fatto le testine e sono schiarite in maniera incredibile, dove abbiamo fatto anche il lilac, che tra poco lo faremo a Serena, il lilac o il pink, che è questo qua, ok? Ok. Veramente credetemi che sono colori fantastici, fantastici, fantastici. In più adesso stanno facendo proprio dei colori che stiamo preparando. Vediamo questo triangolino, la signora. Questa signora scrive: posso fare un'altra domanda? Con la macchinetta, con quale rialzo hai fatto la sfumatura? Bravissima, una domanda molto molto bella per Federica. Giusto Federica? For me, yes. Allora, abbiamo fatto... Essendo che lui aveva molto ratata, la signora ha paura, perché lei la porterò piano piano ad avere dei cortissimi, che faremo il blow dopo, vero? Ok, apri. Eccoci qui di nuovo, allora, siamo tornati. Con il rialzo 9 mm, però alzando un po' anche la parte davantinetta superiore. Fate le domande. Un'altra domanda. Invece il taglio che stai facendo alla signora, chiede Kiko. Kiko. Al solito. A Serena di tagliare i capelli. Kiko, lo farò per te. Non so, Kiko, no. Allora, sopra lasceremo, vediamo, lasceremo la lunghezza. Dopo a colore effettuato, che verrà uno spettacolo. Stiamo un po' mangiando, perché di solito facciamo sempre il... vediamo già quello che otteniamo. Decidiamo, perché dobbiamo saltare un po' l'acqua, dobbiamo stare sempre attenti, al vortice di dietro, vediamo. Questo è sempre dedicato a Emiliano, Cangelo, a Tony Proietti, a Matt Clay London. Bravissimo. Il nostro concessionario. Anche se Paolo non mi commenta. Allora, non vado a fare molto più nel taglio, perché voglio le separazioni un po' morbide, come al solito. Se
cerchiamo di dare il massimo alla signora, perché la signora ha avuto tante visualizzazioni, no signora? Le è piaciuto. È stata contattata da tutto il mondo, anche lei, dal Messico, dal Cile. È diventata una star. Complimenti, guarda sempre le tue dirette, sempre bei colori e tagli e bravo nelle spiegazioni. Grazie. Se volete fare dei corsi, noi facciamo i corsi. Ci sono già le date. Ci sono le date, potete contattarci. Facciamo corsi di Vale Alto, come dice Serena. Serena. Balayage? Lei dice balayage, balayage, balayage. Non è vero. Saluta mamma. Va bene. Kiko chiede, la nuca più rasata, no? Ecco. Lo sapevo già. La signora che ha fatto, sentito Kiko? La signora, non dobbiamo fare le cose che ci piacciono a noi, dobbiamo anche fare le cose che piacciono ai nostri clienti, ok? Dico, non iniziare a dire le cose che non devi dire, perché la signora già si sta arrabbiando. Hai fatto arrabbiare la signora, Kiko. Ok, Kiko, vieni qua, andiamo sotto, ok. Non abbiate il mal di mare. Che bella canzone. Pronto? Ok, mi raccomando. Ciao. Così in diretta sono così, eh. E questo è il bello della diretta. È il bello della diretta. Vediamo un po' la nostra fashion. Ok. Allora, perché faccio questo? Vado sempre perché il metro non mi piace, lo sapete. Andiamo a piumare. Domande? Kiko! Di nuovo? No. Sì. Dove è Kiko? Kiko, apri gli occhi, la signora si sta arrabbiando. Dice, leggermente di più? No. Più corti? Lo sguardo della signora fa capire tutto. Rispondete voi, signora, Kiko. Per piacere, rispondi qui. Non ho prossimo, ci vedo in Calabria. Oh, lo conosco allora. No, io vado per la tropia. E lui di tropia. Il mondo è piccolo alle volte. Un incontro, questo è il bello della diretta. Kiko fa una domanda alla signora. Signora, un altro poco? No. Fammi vedere la Serena che lui è molto innamorato di Serena. Mi parli? Infatti Serena deve... Tagliare. Brava. Che tu che devi portare avanti il tuo cocchiere, quindi dobbiamo tentare su di te. Brava. Faccio un long pop. Devi fare tu, Luca, altrimenti noi... Non cambiamo. Vediamo un po' le nostre... Federica. Sono già accorti. Vedremo quando faremo il colore, che spettacolo di... Come risalterà ancora di più il taglio. Sì. Allora, sotto andiamo un po' più... Non ho capito, scusami. Per far sì che i triangoli saranno più... Evidenti. Brava. E questa parola non la sapevi dire. No, me l'hai insegnata tu. Bravissima. Altra domanda. Non è di Kiko. La signora che ha fatto le altre domande. Bravi. Dove avete il negozio e i corsi? Il negozio si trova a Bari, in via Crisanzio, e i corsi li effettuiamo qui. Può contattarci. Con poche persone. Non vogliamo fare molte persone perché vogliamo dare spiegazioni bene e imparare bene le nostre tecniche. E dedicarci per bene ai nostri corsisti. Abbiamo dopo collaboratrici come
Serena, Serena. Sì, poi un altro più di più, il primo piano. Che è una colorazione molto valida. Molto più ne siamo. La nostra Federica, che c'è da poco, tre mesi, è diventato, diciamo, mezzo mostro. Ero già un mezzo mostro, peraltro, ora sono... Mostro nel senso non... Sì, sì, ovviamente. Che ti blocco? Vediamo questi triangolini che abbiamo creato la signora. Sempre questo qua, adesso viene ancora più texturizzato. Non facciamo la rasatura perché... Vogliamo anche un taglio corto, elegante, no? Non troppo rasato. La signora ha deciso, dopo di farsi i capelli blu, e noi la continueremo a fare questo. Per il momento mischeliamo i nostri colori. E viva la felicità! L'arcobaleno. Si sono incollati i capelli, la signora. Brava. Ok. Allora, chiudiamo. Vi faremo vedere. Io me la tolgo la mascherina, non criticate, perché dopo mi dite che non capite quando parlo, non do le spiegazioni, non riescono a capire, la voce è bassa. Non vogliamo capire cosa fai, non riesco a capire bene la situazione. Allora, o vi criticato una maniera o non vi criticata l'altra. Purtroppo io per parlare o spiegarvi ho bisogno di abbassare un po' la mascherina, anche sono vaccinato, ho il green pass per entrare qua, le ragazze hanno il green pass. Tutto. E questo lo texturizziamo perché è molto molto pesante. A me non mi piace il pesante, mi piace la morbidezza, la leggerezza, la pesantezza non ci piace niente. Persone pesanti non ci piacciono. Persone, tagli, tutto, colori pesanti, niente, giusto? Ok. Adesso tra poco faremo vedere il nuovo colore, il top dei top, con il prodotto attivo. Salutiamo tutti i nostri fan, sono molti. Siamo arrivati quasi a 36.000, però io ho detto che voglio arrivare al minimo. Ai 50.000. Ok. Ai 50.000 andiamo a fare tutti una mangiata. Oh oh. Andiamo a fare tutti una mangiata. Per i nostri follower. Con tutti i 50.000 follower e offre il titolare. Sì. Ringrazio anche chi mi scrive da tutto il mondo per congratularsi dei miei lavori. Anche io mi vado a formare dai grandi, perché se non vai un passo più alto rimani più giù. Non siamo sempre allievi, ricordatevi. Siamo sempre allievi. Nessun maestro arriva mai alla cima. Arriva quasi per arrivare, ma in cima non si arriva mai. Ok? Bisogna umiltà. Umiltà, umiltà. Io vi saluto, vi farò vedere tra poco il mio lavoro con le mie collaboratrici. Che se non ci sono loro, non siamo grandi. Ok? Dobbiamo dare anche a loro il loro nome, perché con loro facciamo tutto. Loro li vogliono bene tanto e danno molto. Ok, andiamo a tra poco. Bacetto, condividete e commentate. Commentate e condividete. Seguite la pagina. Seguite la mia pagina. Poco 36.000, dobbiamo arrivare molto molto di più. Grazie mille. A tra poco. Ciao ciao. Ciao.